Allora, ragazzi, ti voglio mostrare qualcosa. Allora, sono 4. Incredibile! L'italiano è 4, ha 4 stanze. E nel terzo punto, incredibile, molto popolare adesso. Ho parlato in questo giusto il tempo di un caffè prima. Raffaele è da solo in questa stanza, ma ho parlato con lui vuole imparare e migliorare inglese. Penso che è meglio per lui che entrava stanza inglese e lasciare questa Italian and English, perché secondo me meglio è questo. Per esempio, tu hai qui molto, molto, molto parties. Beginners here. Questo è lui. Questa è solo una persona dentro. Tu cercare un po' persone. English beginner. Oh! Join life party. Technically. Really? Oh man, I forgot that E. Like, that's so You also, magas. you are changing. That's so magas. Kind of missed that. Jamie. E. So, like, that's so magasar. Yes. Hello. What? How could I say? Okay, they are having some language that I don't understand. Here you have Bible reading group. I talked with this girl before. I'll follow her. I think she's speaking also Italian or German. We talked before. So you have here rooms. Just talk. And this is English Turkish. Rumoroso, molto rumoroso. English beginner. Okay, now there are four inside. Similarities in their tradition. Some of their words are quite similar, but it's different language, it's a different culture and different. I think it's great. Only Kazakh and English. Okay, super. Let's practice English. I think this is the best. When you have just one flag, there's no doubt what you're gonna speak. Because here you can join and you will listen just Kazakh. And here it's obvious. I want to improve my English. Qui è molto logico che qui si parla solo inglese, ma qui non è, tu non so cosa si parla. Forse un'ora solo inglese, un'ora solo Thai. Ma quando tu vuoi imparare inglese, entrare forse in stanza inglese. Questa. No, sometimes I watch YouTube. I like English with So, questa è mio consiglio. Forse questa, eh? So, where do you come from, guys? Where do you come from, guys? From me, I'm Da dove sei? from Philippines. I'm Carol from France. Same on you. And Amalia from Indonesia and Hilda from Hong Kong. So, you don't, and I'm here, the Phantom guy. So, io consiglio di Raffaele entrare in questa stanza. Perché ho visto che sono poche stanze italiane e poi un ragazzo apre stanza italiana. E voglio imparare
migliorare l'inglese, ma apri solo stanza inglese, secondo me, perché come questo è stesso come i miei amici che hanno studiato in Austria, ma non ho imparato niente, niente tedesco, perché oppure hanno parlato in università inglese e in tempo libero hanno parlato con amici di Slovenia e Croazia e Serbia e hanno parlato serbo-croato. Perché in questo momento il tuo madrelingua non ti aiuta, ti solo fatto un non ti aiuta.